L'attività d'indagine è scaturita da una prima denuncia di frode che abbiamo raccolto qui nella città di Verbania. Le indagini poi telematiche immediatamente sviluppate hanno subito portato alla luce l'esistenza di un sodalizio criminale radicato nella città di Napoli. Per portare a segno le frodi informatiche, l'organizzazione criminale si avvaleva della nota tecnica del phishing, consistente nell'inoltro massivo di migliaia di messaggi ed SMS alle utenze cellulari dei correntisti delle principali banche italiane. Il messaggio, che andava a incanalarsi cronologicamente sotto i messaggi precedentemente ricevuti in via ufficiale dalla vittima, conteneva un link che, se aperto, dava accesso a un sito web clone che riproduceva fedelmente la pagina web della banca. Qui la vittima, che rimaneva ingannata, digitava i propri dati sensibili, quali il nome utente, la password e il PIN d'accesso al conto corrente. Una volta ottenute le credenziali dei conti correnti o delle carte di credito delle ignare vittime, l'organizzazione criminale procedeva a effettuare dei bonifici o a creare delle carte di credito virtuali, attraverso le quali andavano poi a svuotare il conto con acquisti di beni di lusso o attraverso fittizi pagamenti nei confronti di esercizi commerciali compiacenti con l'organizzazione. Oltre 300 gli episodi di frode informatica ricostruiti nel corso delle indagini, con 146 vittime sparse su tutto il territorio nazionale che sono rimaste ingannate dalla trappola del phishing. 163.000 euro invece l'importo indebitamente ottenuto dalle frodi informatiche dall'organizzazione criminale, importo che è stato recuperato attraverso un provvedimento di sequestro di beni immobili, conti correnti e oggetti di valore detenuti dai membri dell'organizzazione criminale.